santificato sia il nome del Signore. Vogliamo leggere in Corinti capitolo 11. Alleluia. Seconda Corinti capitolo 11. Qui l'Apostolo Paolo, alleluia, che rappresenta la Chiesa, che lui fa la volontà di Dio, che cerca il Signore, ma c'erano altre persone che tante volte cercavano di danneggiare quello che l'Apostolo Paolo aveva insegnato. E dice così: o quanto desidererei che voi comportaste un poco la mia follia, ma sì, comportatemi, poiché io sono geloso di voi, di una gelosia di Dio. Perciò che io vi ho sposati ad un marito per presentarvi una casta vergine a Cristo, ma io temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, che talora le vostre menti non siano corrotte e sviate dalla semplicità che si deve avere in verso Cristo. Perciò che se uno viene a voi predicando un altro Gesù che noi non ne abbiamo predicato, e se voi da esso ricevete un altro spirito che non ne avete ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che non avete accettato, voi lo tollerate. Ora io stimo di non essere stato da niente meno di cotesti apostoli sommi, e seppur sono idiota nel parlare, non lo so nella conoscenza, anzi del tutto siamo stati manifestati presso voi in ogni cosa. Ho io commesso peccato in ciò che mi sono abbassato me stesso, a ciò che voi foste innalzati, in quanto che gratuitamente vi ho evangelizzato l'Evangelo di Dio. Io ho predato nel Cetiese, prendendo salario per servire voi, ed anche essendo appresso di voi, ed avendo bisogno, non sono stato grave ad alcuno, perciò che i fratelli venuti di Macedonia hanno supplito il mio bisogno, ed in ogni cosa mi sono conservato, senza essere grave, ed anche per l'avvenire mi conserverò la verità di Cristo in me. E questo vando non sarà durato in me, nelle contrade di Acaia, perché forse, perciò che io non vi amo, il Dio lo sa, anzi, ciò che io fo, lo farò ancora, per togliere occasione a coloro che desiderano occasione, a ciò che in ciò che si gloriano siano trovati quali ancora noi, perciò che tali falsi apostoli sono operai frodolenti, trasformandosi in apostoli di Cristo, e non c'è meraviglia, perciò che se Satana stesso si trasforma in angelo di luce, e non è dunque gran cosa se i suoi ministri ancora si trasformano in ministri di giustizia, dei quali la fine sarà secondo le opere loro. In questo passo della scrittura, nei Corinti, glorificate il nome suo nella seconda Corinti, capitolo 11, parla che l'Apostolo Paolo aveva, glorificate il nome suo, lavorato nel campo del Signore e si erano formato delle chiese. Ma pure c'erano alcuni che cercavano di guastare, di mischiarsi in mezzo di queste chiese o di questi gruppi che aveva, alleluia, lavorato l'Apostolo Paolo, cercando di allontanarli dall'Apostolo Paolo. Ma Paolo li chiama, glorificate il nome Store, falsi fratelli, falsi apostoli, perciò che una persona che ama Dio non distrugge le altre chiese, non distrugge altri gruppi, si interessa solamente alla via di quello che Dio ci ha dato di lavorare, ma pure in mezzo al popolo di Dio possono essere persone ambiziosi, cercando alla via di rompere l'unità di un gruppo, l'unità di un popolo, l'unità di una chiesa.
Benedetto nel nome, sto cercando di farsi una carriera con loro, ma Paolo li chiamava falsi apostoli. Glorificate il nome del Signore e loro camminano, alleluia, alla loro volontà, secondo che li saranno portati alla perdizione. Questo, allora, se la persona non segue la parola del Signore, la giusta parola di Dio, se la persona non cammina giusto nel timore del Signore e qualunque cosa fa nella vita lo fa per il timore di Dio o per onore di Dio e per l'Evangelo, la persona si troverà bene. Non camminerà in una via falsa, ma camminerà in una via giusta, seguendo la verità e facendo la volontà di Dio, amando il prossimo e amando tutte le persone e portarle nella giusta e vera strada. Questo che abbiamo letto è questo, glorificato intorno ai falsi profeti, intorno alle persone che cercano il mezzo possibile di cambiare una persona, cambiarci la mente, trasportarli, alleluia, nella sua strada, glorificate il nome del Signore, alleluia, e cercando tante volte di deviarli, glorificate il nome del Signore, della strada che sta seguendo della parola di Dio, portandoli a uno stato di essere soggetti a uomini, uomini ambiziosi, uomini che hanno i loro interessi personali a danno degli altri e a favore della sua persona. Questo passo che abbiamo letto è questo. Paolo cerca di difendere, glorificato, tutto quello che lui aveva fatto, il lavoro che aveva fatto, a ciò che la Chiesa, glorificato il nome del Signore, restasse ferma, glorificato, nell'insegnamento della parola di Dio e di quello che l'Apostolo Paolo aveva insegnato. Tanto dice, se viene qualcuno e vi darebbe un altro spirito, alleluia, e vi parlerebbe un altro Gesù, non lo tollerate, che lo lasciate anche perdere, fate finta anche di nonni, alleluia, averlo vicino, gloria a Gesù. Ora pensa a me, dice, glorificato, che vi ho insegnato la parola di Dio, ed essi erano, alleluia, quasi nel precipizio di allontanarsi da Paolo e stringersi ad altre persone, gloria a Gesù. Ma Paolo gli diceva, questi non sono veramente apostoli, questi che cerco di distruggere non sono veramente apostoli, ma sono persone che cercano di formarsi la loro carriera, la loro strada, e portarli secondo il loro pensiero. Questo è il significato che noi abbiamo letto nella parola di Dio. Un uomo di Dio si fa i fatti suoi. A contatto con un altro gruppo non si interessa mai di farci del male, non cerca di una parte passarla ad un altro, di un altro passarla ad un altro, ma hanno il sentimento, alleluia, che ogni persona segua la strada di Dio e che faccia la sua volontà. E Dio salvato. Allora.